Questa settimana la lezione 4, dal titolo Dalla fornace al palazzo reale, centrata sul capitolo 3 di Daniele, ci presenta il tema di una scelta netta e chiara. La statua è l'immagine del potere del re Nabucodonosor, un potere assoluto. Non c'è posto per chi non si sottomette. I numeri che descrivono le dimensioni della statua ci interpellano perché basati sul numero 6 e sul suo significato nella Bibbia. In questa situazione drammatica, l'autenticità dei tre compagni di Daniele emerge in tutta sincerità. Il concetto che hanno di sé è chiaro. Le loro priorità sono indiscutibili e la loro filosofia di vita è solo a Dio la gloria. Troviamo al capitolo 3 vari spunti di riflessione. Uno di questi riguarda quei momenti cruciali in cui si deve fare una scelta. Questa lezione può trasformare la tua vita se ascolterai la voce dello Spirito Santo attraverso le pagine bibliche. Che cosa rende questi giovani così coraggiosi? Qual è la fonte di una tale umiltà e pace, al punto da non dubitare nella potenza di Dio, ma da essere anche consapevoli che forse non li salverà, se non è nei suoi piani in quel momento, e comunque di saperlo accettare? Che fede straordinaria! Questa fede la si costituisce in tanti modi. Forse questi giovani avevano alle spalle genitori presenti e una comunità di fede forte, ma quando lontani dai genitori e dai propri gruppi di fede hanno scelto di essere quotidianamente fedeli alle piccole cose, questi giovani si sono preparati a essere fedeli nel momento cruciale della fornace. Nella tua quotidianità, come puoi prepararti ai momenti cruciali in cui dovrai scegliere per Dio? C'è qualcuno, giovane o meno giovane, che nel tuo circondario sta vivendo un momento di scelta? Come potete sostenerlo e incoraggiarlo a tenersi saldo a Dio e a credere nella sua potenza? Parlane nel tuo gruppo e trasformate la storia in realtà oggi.